io però dico soltanto quello che vedo in schermo. Basta il tuo... dove sentiremo alcune delle più famose colonne sonore cinematografiche. Chiamo subito sul palco il sindaco Francesco Silvestrini. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Questo è il secondo evento di quest'estate dell'Accademia. Dopo il musical Chicago, non è l'ultimo perché poi ce ne sarà anche un altro. Questo evento in realtà è stato pensato addirittura nel 2019, poi tra il Covid e varie vicende abbiamo impiegato tanto tempo a portarlo, comunque finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi non vedo l'ora di godermi queste musiche. L'orchestra, la vedete, è numerosissima, quindi sarà come sempre un bello spettacolo come tutti quelli organizzati dall'Accademia. Vi ringrazio di essere presenti, vi saluto, vi auguro una buona serata, buon divertimento. Grazie Francesco. Grazie all'Accademia Musicale di Arenzano per aver presentato un evento così bello e grazie anche all'Orchestra della Filarmonica Sestrese per essere qui. Direi che possiamo incominciare con la presentazione del primo brano. Nel 1975 John Williams fu scritturato dalla George Lucas Production per scrivere le musiche di quello che diventerà il fenomeno cinematografico più ammirato e duraturo della storia del cinema di fantascienza. Le colonne sonore di tutti i film che compongono le tre trilogie della saga sono state affidate a John Williams, che ha saputo cogliere alla perfezione le principali caratteristiche dei personaggi, della storia e dei panorami interstellari attraverso la sua maestria compositiva ed ispirandosi ad autori quali Holst, Strauss e Stravinsky. Questa sera ascolteremo la famosa Sala del Trono, dove Luke Skywalker e Han Solo vengono premiati dopo la vittoria conseguita nella battaglia contro la Morte Nera. La Filarmonica Sestrese suona Star Wars, la Sala del Trono, diretta da Matteo Bariani. Thank you.
Thank you.
un inizio col botto, complimenti. Passiamo al secondo brano. La mia Africa, Out of Africa, è un film del 1985 diretto da Sidney Pollack, ispirato all'omonimo romanzo autobiografico della scrittrice Karen Blixen, interpretata magistralmente da Meryl Streep, mentre Robert Redford impersona Dennis Finch Hatton, un cacciatore, e i due vivono una meravigliosa storia d'amore. La pellicola è stata candidata 11 premi Oscar, vincendone ben 7. Contiene il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore di Mozart, dichiarata la miglior colonna sonora dell'anno. Questa sera ascolteremo il meraviglioso tema d'amore in una efficace e ricca strumentazione per orchestra di fiati di Massimo Rapetti.
arrivato il momento di avventurarci in un grande capolavoro firmato dalla coppia Williams-Spielberg. Conosciamo tutti la storia di un famosissimo archeologo, Indiana Jones. Il nostro protagonista è rispecchiato perfettamente in questa suite, perché attraverso un magistrale utilizzo dei colori e dei contrasti tra orchestra e percussioni. Questa suite riprende i temi più celebri della prima trilogia, ovvero il Tempio Maledetto, i Predatori dell'Arca Perduta e l'Ultima Crociata. Indiana Jones Suite.
Continuiamo sulle note dell'avventura e dell'azione con Mission Impossible. Mission Impossible è un film del 1996 diretto da Brian De Palma. La pellicola è ispirata alla serie televisiva del 1966 Mission Impossible, ideata da Bruce Geller. La colonna sonora del film, composta da Danny Elfman, riprende il tema principale originale della serie televisiva composta da Lalo Schifrin. Ascolteremo il tema principale, divenuto il marchio inconfondibile di una serie che ci accompagna ormai da più di 20 anni. Al sax alto solista Matteo Bazzano. Tromba solista Giampiero Lobello. Per voi Mission Impossible.
dopo questa esplosione di energia chiederei veramente un altro grandissimo applauso per questa orchestra. Bravissimi, bravissimi. Passiamo a C'era una volta in America, Once Upon a Time in America. È un film del 1984 diretto da Sergio Leone e interpretato da James Woods, Robert De Niro e Elizabeth McGovern. Tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Harry Gray del 1952, la pellicola narra le drammatiche vicissitudini del criminale David Noodles Aronson e dei suoi amici nel loro progressivo passaggio dai quartieri bassi di Manhattan all'ambiente della malavita organizzata, della New York del proibizionismo e del post-proibizionismo. Il film intende essere una critica alla società americana e al percorso di involuzione a cui può portare il sogno americano e la malavita organizzata. Per la composizione della colonna sonora il regista non ha mai avuto dubbi, scegliendo immediatamente il suo collaboratore di lunga data, Ennio Morricone, con cui aveva lavorato per tutti i suoi western, che lo avevano reso celebre in tutto il mondo. La musica del film era stata commissionata da Leone con così tanto largo anticipo che, seppur non nella versione orchestrata, sul set veniva ascoltata durante le riprese. C'era una volta in America.
passiamo a un altro grande capolavoro conosciutissimo. William Conti è un compositore e arrangiatore statunitense conosciuto soprattutto per il suo lavoro nelle colonne sonore cinematografiche. La fama ottenuta negli anni e l'indiscussa abilità come arrangiatore lo hanno portato a ricoprire il ruolo di direttore d'orchestra durante diverse cerimonie per la consegna degli Oscar. Questa sera la Filarmonica Sestrese propone una suite dove compaiono i principali temi del primo film del pugile più famoso della storia cinematografica, Rocky Balboa. Thank you.
Dopo questa carica di energia, la Filarmonica Sestrese rende omaggio alle musiche dedicate a James Bond attraverso una selezione tratta dalle principali partiture che hanno contraddistinto la storia del franchise. Sono molti i compositori che hanno preso parte alla saga. Su tutti spicca ovviamente John Barry, autore di 11 colonne sonore bondiane tra il 1963 e il 1987. Arrangiatore del tema di 007 scritto da Monty Norman e orchestratore per Agente 007, Licenza di uccidere, che diverrà il trait d'union della serie. Al musicista britannico si sono affiancati lo stesso Norman, che compose il resto della partitura del primo capitolo, George Martin, Vivi e lascia morire, Marvin Hamlisch, La spia che mi amava, Michael Kamen, Vendetta privata, Eric Serra, GoldenEye, David Arnold, per 5 film tra il 1997 e il 2008. Questa suite sinfonica ci farà ascoltare i temi principali di Goldfinger, For Your Eyes Only, All Time High e Octopussy. Buon ascolto. Sì, tanto farei un grande applauso a Angelica, perché ormai penso che l'assumeremo oltre come docente di canto anche come vostra presentatrice ufficiale. Allora, velocissimamente, tanto faccio prendere un secondo d'aria ai ragazzi. Questa suite in realtà l'ho messa quest'anno proprio perché c'è una persona che mi ha chiesto fortemente di farlo, no? E sto parlando del nostro vicepresidente Riccardo Gollo, che è qua davanti, che sono tipo 3 anni che mi dice: va bene, però fammi della suite di James Bond. Ho detto: prima o poi la metto nel programma, quindi questa te la dedico, perché è giusto così, eh? Buon ascolto a tutti. Grazie.
Questa sera non poteva assolutamente mancare la colonna sonora dedicata al primo film di uno dei più grandi supereroi di tutti i tempi, Batman, prodotto dalla Warner Bros. Nel 1989 e diretto da Tim Burton. Batman ricevette moltissime nomination, ricevendo nel 1990 l'Oscar per la miglior scenografia. La colonna sonora fu volutamente affidata a due grandi artisti del panorama musicale del periodo. Danny Elfman, che concepì il tema sinuoso e oscuro del personaggio principale, e Prince, che delineò in maniera sublime attraverso la Bat Dance le interminabili lotte tra Batman e Joker. Questa sera ascolteremo una suite che unisce i temi principali del film. A voi!
grandissimo applauso all'orchestra, al sax tenore solista Franco Carvelli. Siamo quasi alla fine di questo magnifico concerto. Porgy and Bess narra la storia di Porgy, un uomo di colore zoppo dei sobborghi di Charleston e del suo tentativo di salvare Bess dalle grinfie del suo protettore Crown e dello spacciatore Sporting Life. Originariamente concepita da Gershwin come un'American folk opera, opera popolare americana, il lavoro fu rappresentato per la prima volta il 30 settembre del 1935 nel Colonial Boston Theater. Questa sera ascolteremo una suite che contiene i temi più importanti dell'opera. Buon ascolto, grazie.
Thank you.
Prima di presentare l'ultimo brano vorrei ulteriormente ringraziare l'Accademia Musicale di Arenzano e l'Orchestra della Filarmonica Sestrese perché ci hanno veramente fatto rivivere grandissime emozioni. Grazie, complimenti. Grazie maestro. In realtà l'ultimo brano non ha bisogno di presentazioni. Il musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano più famoso al mondo, seguito da uno dei più celebri film italiani di sempre, perché è questo che sono in fondo Ennio Morricone e Nuovo Cinema Paradiso, pellicola che nel 1990, 2 anni dopo l'uscita nelle sale, valse a Giuseppe Tornatore anche un Oscar per il miglior film straniero. Amore, nostalgia, malinconia, questi sono i tre principali ingredienti di Nuovo Cinema Paradiso, gli stessi di cui è fortemente intrisa la colonna sonora firmata da Morricone, che qui realizza un lavoro di pura musica classica, orchestrale, sinfonico, trascinante e commovente. È il commento perfetto alle scene sapientemente dirette da Tornatore. E per un finale perfetto, Nuovo Cinema Paradiso. Thank you.
Maestro, scusi, ma siamo giunti alla conclusione, così? Ma scusate, richiediamo un bis, qualcosa! Maestro, cosa ci propone? Una mezza Carolina, direi. Cioè, che discorso? Allora, ti faccio prendere un po' di respiro, eh. Io non ho più un goccio di... Nulla, per noi e per me personalmente è sempre un grosso piacere fare questi concerti estivi, perché ormai sono tanti anni che collaboriamo come Accademia, come Filarmonica, abbiamo fatto tante belle cose insieme, faremo tante belle cose insieme. Noi siamo come Filarmonica molto, molto caldi in questo periodo, perché ne arriviamo da un festival internazionale che abbiamo organizzato, abbiamo invitato ben 16 gruppi da tutto il mondo, quindi insomma l'impegno di tutti questi ragazzi non è un impegno esclusivamente musicale, ma un impegno anche associativo, fortemente associativo. Ed è senz'altro una linea, come dire, di una forma mentis che abbiamo anche ovviamente opportato grazie anche all'ausilio di molti amici al consiglio di amministrazione, a tutti i miei collaboratori, è, come dicevo, un modo di pensare, un modo di essere che abbiamo adottato anche da tempo all'Accademia, perché secondo me è giusto che l'aspetto associativo debba essere lo scopo principale di quello che stiamo facendo, di quello che vogliamo fare, anche perché tutte queste persone è difficile legarle insieme con un unico obiettivo se non c'è dietro un ideale, un ideale che si chiama appunto associazione, quindi il voler mettersi in gioco, elaborare progetti, perché questi che facciamo, come anche tu ne sai qualcosa, ecco, quindi con lo spettacolo che avete fatto con i Pilgrims qui è stato un successo, il musical che abbiamo portato, il concerto che faremo il 26, insomma sono tutte idee, tutti progetti che, come dire, sono frutto di un lavoro e di una voglia di mettersi in gioco, una voglia di lavorare, una voglia di fare. Alle mie spalle ho un gruppo eccezionale di persone che, come dire, da quando arrivano qua a montare il palco a quando si prova, a quando si studia, a quando si pensa, sono sempre in prima linea a combattere. Volevo fargli un grande applauso perché è un gruppo veramente importante. Farò alzare l'ultima volta, prima della penultima, perché veramente credo, dico per, come dire, per vantarmi, ecco, ma sta diventando veramente un gruppo importante a livello nazionale e internazionale. Abbiamo molti riconoscimenti a partire dal Ministero dei Beni Culturali, in quanto siamo associazione protetta per tante ragioni, anche storiche chiaramente, e quindi questo mi spinge a lavorare sempre incessantemente 13 mesi su 12, perché c'è la tredicesima se non sbaglio, e quindi è bello lavorare insieme ed è bello interpolare le forze con l'Accademia, perché fondamentalmente sono due realtà che hanno molto in comune e che io personalmente sono proprio in mezzo alle due realtà, e quindi cerco di, mantenendo le peculiarità nostre, le peculiarità nostre di chi, giustamente, no, di entrambe le associazioni, mantenendo fortemente l'identità, ma lavorando trasversalmente in questi molti dei progetti che abbiamo fatto e che faremo. Potete sedervi, grazie. Per concludere, vi faremo ascoltare l'ultimo brano. Io volevo pubblicamente ringraziare, stiamo andando ormai verso la fine della stagione, ringraziare veramente il Consiglio di Amministrazione, Aldo, il Presidente, perché diciamo che, come dicevo, se non c'è una forte organizzazione non può funzionare una macchina del genere. Ringrazio molto Tiziana, che è la nostra segretaria, nonché aiutante, consigliera, qualsiasi, insomma, è la persona di fiducia, che qualsiasi problema, qualsiasi cosa ci sentiamo e ci stressiamo a vicenda. Ma grazie davvero, non la vedo, dove sei Tiziana? Ah, vabbè, è laggiù alla cassa, ma falli entrare se vogliono entrare, vabbè. Ah, vabbè. Quindi esatto, quindi grazie. Volevo chiudere dicendovi che abbiamo l'ultimo concerto estivo, che sarà il 26 di luglio, dove ci sarà l'orchestra Goa
col coro dell'Accademia Musicale, il coro di Voci Bianche, insomma, come l'anno scorso, un concerto dove una formazione differente, leggermente differente da quella di questa sera, vi farà ascoltare fondamentalmente un percorso di musica classica, fondamentalmente. Ecco, quindi per concludere questo monologo noiosissimo, vi facciamo l'ultimo bis, cioè il bis, perché insomma, e si tratta di, lo dici te? Lupin! Che voce, terzo perché gli altri. Gli altri due sono crepati, quindi c'è il terzo. Allora, il terzo è, in tre parole, anzi due, è una, tre, sono tre, terzo, sì, giusto. Non è la colonna sonora di Lupin che tutti ci aspettiamo, quella di Castellina Pasi, meravigliosa, con la fisarmonica, te la ricordi? Quella bellissima. Esatto, qua non bisogna lanciare idee che subito scrivono e fanno arrangiamenti. Si tratta del compositore Yuichi Ono, credo che si dica più o meno così, ed è un brano di carattere chiaramente molto più moderno, da big band, diciamo, americana. E naturalmente è un tema famoso per gli appassionati, quindi abbiamo voluto chiudere questo ciclo di musiche da film con un non film, ma in realtà è una serie televisiva, che ha avuto successo, credo, in tutto il mondo. Spero vi piaccia, spero vi sia piaciuto il programma, spero di avervi fatto passare una bella serata. Noi ci siamo divertiti tanto, perché per noi questo è un programma divertente. Voi non riuscite a vedere perché c'è palco, ma quando sono lì sopra a vedere, come dire, le espressioni dei miei ragazzi che suonano questa musica, non capita spesso, perché quando si fanno programmi magari impegnativi o più, insomma, a volte, come dire, si pensa un po' tanto alla tecnica, si pensa tanto a non uscire troppo dal segno, invece questo è un programma effettivamente che diverte, ci diverte proprio, quindi grazie anche al sindaco che mi ha, come dire, ispirato a voler portare questo programma. Grazie di cuore, vi auguro una buona estate, vi aspetto il 26 con un programma completamente diverso, quindi non ci sono doppioni e nulla. Grazie di essere venuti, speriamo abbiate passato una bella serata, noi sicuramente sì. Grazie a tutti e buonanotte. E grazie Angelica, un applauso alla nostra Angelica. Grazie a te. Grazie al maestro Matteo Bariani. Thank you.
complimenti, complimenti a tutti. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Ringrazio anche Mati Service, che ormai è diventato il nostro service di fiducia. Grazie per tante belle qualità che avete, puntualità, precisione, quindi grazie davvero. Vi ringrazio, facciamo ancora l'applauso ai ragazzi, hanno combattuto egregiamente. Ora ci aspetta che la Monica sarà invitata a un evento importante in Sardegna, partirebbe in tournée ad agosto per fare questo concerto e spettacolo monografico su De André. Quindi da martedì siamo all'opera a mettere in piedi un repertorio nuovo, riarrangiato da noi, e insomma speriamo di portare il nome alto, il nome della Liguria, di Genova, quest'anno in Sardegna. L'anno prossimo siamo già stati invitati in Germania a un importante festival, insomma continuiamo a cercare di lavorare e divertirci. Grazie di tutto, buonanotte a tutti e a presto, ci vediamo il 26.